È da circa 10 giorni che proviamo in tutti i modi a cercare di rintracciare Lollo e abbiamo enormi difficoltà a trovare. No, aspetta, ragazzi, cioè, già avete vinto. Madonna, ma pure un casino che. Già l'avete vinto il telegatto, io questi hanno vinto il telegatto, adesso si voglio pure portare via Limitati Network, fra un po' diventeremo mai dire limitati. Comunque dicevo, prima che questo signore continuasse a passare da queste parti, che cerchiamo Lollo disperatamente, un po' che siamo andati a casa sua, nel suo rifugio, abbiamo cercato tutti i modi possibili e immaginabili di trovare. Sembra che qualcosa si stia muovendo dietro il personaggio di Lollo. Allora, vediamo di che si tratta. L'abbiamo trovato in un posto un po' scognito e un posto un pochettino strano. Adesso vi renderete conto di dove. Lollo! Mi senti, Lollo? Sei in collegamento con Limitati Network. Lollo! Mi senti, Lollo? Finalmente credo che siamo riusciti a beccarlo. Bel gruppo. Lollo, mi senti? Ciao Lollo. Ciao Vito, ragazzi, salutate. Ciao Vito. Benissimo. Come stai? Bel gruppo, molto bene. Scusa, io sono con la mia comitiva su un set cinematografico. Ma infatti stavo notando, dico, ci abbiamo messo un po' a trovarsi. Sì, perché niente, praticamente grazie a voi, a Limitati Network. No, figurati. Grazie a te che sei troppo divo, guarda. Anzi, continua così perché è il tuo momento. Sei tu che sei grande. Non bruciarlo perché, guarda, sei troppo divo, è il tuo momento, mi flashate alla grande. Grazie. Una trasmissione, sì, guarda, veramente alternativa. Avete un ego, una metamorfosi, un ambience, vabbè. Tutto vostro. Sì. Bravi. Grazie. Dicevo, grazie a voi sono diventato famoso. Ma e ti sto vedo registrando questo spot per la televisione, per il cinema. Addirittura. Di un gelato. Ah, però un non posso dirti niente per non fare pubblicità. Ma non mi lasciare così sulle spine, Lollo, sì, ma dimmi. Sai, questione dimmi di contratti, qualcosa. Guarda, al limite ti posso fare sentire un pezzo della colonna sonora. E magari, così lo capisco. Allora lo facciamo, anche il siete pronti? Sì, che è curioso. Allora si parte. Mi sembrano prontissimi, no? Però, tutti svegli. Un cuore che mi flescia. Ma come canna? Ma Lollo non è. Un cuore che mi acchiappa. Ma non era canna. Un cuore di canna e no. Ma Lollo non era Luca, canna. Bellissimo, fatevi un applauso. Ma siete tostissimi, ragazzi. È incredibile. Basta. Lollo, ma non era canna. Vabbè, dai. Ma vedo che comunque non manca. È piaciuto. È veramente eccezionale. Grazie. Senti, ma vedo che non manca il grande Jim. Jim, stavolta, lo sai, Jim vita e speranza, sì, in mezzo a noi. Cammina, noi camminiamo tutto sulla sua, sì, parola. Sì, sì, e via così. A proposito di Jim, volevo, scusa, dammi un attimo la 2, la 3, quella che è. Sì, vuoi lanciare un messaggio. Lanciare un messaggio importantissimo. Daccelo. State attenti alle imitazioni e ai falsi. Ai falsi di che? Ai falsi poster che lacrimano. No, ti giuro, no, Vito, si sono verificati casi in tutta Italia di poster falsi, fasulli, di Jim, il grande Jim che lacrima. E dimmi tu come fai l'originale, a riconoscerlo. L'originale è questo. E si capisce dalla goccia. Come dalla goccia? Certo, perché se c'è la goccia è Jim. Minchia, no, belli! No! Cioè, minchia, mi accanto un casino! Lollo, che gruppo incredibile! Eccezionale, veramente, guarda. Comunque, Lollo, con i soldi dello spot, ora ho deciso di aprirmi un'attività commerciale. Pure questo. Sì, voglio darmi, insomma, gli affari. Ma devi stare attento, Lollo, perché il momento non è dei più facili, rischi di mandare tutto in fumo. Ma magari, guarda, no, già belli! Guarda, alla grande, vabbè, siamo tutti! No, non si può discutere, dai.